Un saluto da Dottor Palmas, dalla divisione ricerca e sviluppo. Qua vi faccio vedere uno dei miei casi preferiti in assoluto. Questo è un caso di una giovane paziente che aveva il sorriso tutto incapsulato. Guardate quanto abbiamo fatto ringiovanire la paziente e vi svelo come abbiamo fatto, qual è il segreto. Questo era lo stadio di partenza. Una bocca collassata, non si vedono gli incisivi, tra l'altro sono anche storti. Se noti, le arcate sono in asse non corretto. Nota come il lato di destra i denti siano più in alto. E una protesi fatta male da un dentista qua che non aveva sicuramente un buon laboratorio, aveva fatto dei denti in metalloceramica come si facevano tanti anni fa, incollati sopra gli impianti dentali. Non è mai stata ridata l'altezza alla dentatura nelle zone posteriori. Si vede che i denti sono collassati, le radici anteriori rimaste sono tutte gialle, consumate dal bruxismo. Aveva speso tanti soldi la paziente per fare questo lavoro, ma sicuramente non aveva ottenuto l'estetica, il risultato estetico. Una bellissima persona, guardate che bel viso con guance giovanili, piene. Il classico viso da bambina con delle belle guance piene. Avevano fatto un disastro, avevano messo tanti impianti dentali senza regolarizzare l'osso e in più hanno messo qua i denti incollati sopra impianti dritti, con gli abutment dritti. Il protocollo internazionale prevede l'utilizzo di multi-unit abutment, quindi arcate avvitate. Qua addirittura un impianto dentale in alto a sinistra neanche era stato utilizzato perché non si riusciva a utilizzare. La piorrea è andata avanti, quella che un tempo si chiamava piorrea, e ha fatto perdere piano piano tutti gli impianti. Questo è già il risultato che abbiamo ottenuto con i provvisori. Nota come abbiamo già iniziato a riabilitare la bocca, dando l'altezza corretta a tutti i denti e come la paziente ha iniziato a cambiare anche la forma delle labbra. Noti qua c'è ancora un livido dopo la chirurgia sul mento. Abbiamo utilizzato degli impianti dentali pterigoidei. Questi sono degli impianti speciali che ci permettono di dare sostegno ai denti nelle zone posteriori in situazioni critiche come era questa. Abbiamo dovuto svitare tutti gli impianti, qua non ce n'era più osso. Abbiamo messo tre impianti convenzionali nella parte anteriore, abbiamo dovuto utilizzare un altro impianto speciale maxillofacciale, questo è un impianto transinusale si chiama, passa dentro al seno mascellare, si va a ancorare alla parete del naso, questo si chiama impianto nasale. Questa è la situazione prima, tanti impianti malmessi con i denti incollati sopra, abbiamo semplificato la situazione. I denti inferiori, pure quelli, li abbiamo dovuti tutti togliere, posizionato su impianti dentali convenzionali. E questo è il risultato finale. Questo è il risultato di una protesi, una doppia protesi superior. Denti tutti in zirconio, realizzati col computer. Effetto madreperla, nota come i denti abbiano questo effetto perlato, ultra bianchi, con la gengiva iperrealistica. Per una composizione dentale perfetta. Abbiamo i canini morbidi, arrotondati, delle forme di denti rettangolari perché dobbiamo seguire la forma del viso. Se noi vogliamo ottenere il massimo dell'estetica su un viso rettangolare come questo, dato dalla mascella ampia e dalle guance predominanti, con dei muscoli masseteri molto predominanti, dobbiamo andare a seguire, a richiamare questa forma con le forme degli incisivi. È come se avesse una collana di perle sul viso. Nota l'effetto ottico che riusciamo a dare con lo zirconio. Queste sono delle forme di denti reali, scansionate, che vengono riprodotte con i robot. Nota come il labbro superiore ora è molto più sostenuto, come gli incisivi vadano a sfiorare l'arco del labbro inferiore. E questa è una visione laterale che ti mette in evidenza come la luce rifrange sulle forme perlate di questa linea superior. Questo è un sorriso spettacolare, uno dei più belli che ho visto in assoluto. E chiaramente la paziente si merita questi denti così belli come il viso che ha.
Guarda come è stata simulata la gengiva, tutto l'osso perduto è stato simulato con la gengiva. Questa è una paziente che ha dovuto rimuovere gran parte di osso perché gli impianti erano tutti con infezioni. Nota come sono stati simulati qua i mammelloni degli incisivi, le zone più bombate, le linee d'angolo dove poi si dà questa tridimensionalità ai denti che fanno apparire i denti separati gli uni dagli altri. Questo è il risultato finale, inutile che ti descriva la felicità della paziente, una paziente che ha ritrovato la gioia di vivere, veramente, una donna giovane che era stata purtroppo rovinata con dei lavori mal fatti dal punto di vista protesico, ma anche chirurgico. Questa è una paziente che aveva ancora la parodontite in bocca, nonostante le migliaia e migliaia di euro spesi dal dentista. Questo è il risultato come era prima. Una persona anziana, invecchiata, e questo è il risultato finale dopo, un viso splendido, raggiante, radioso, con un sorriso, nel display del sorriso ampio, nota come i corridoi buccali, le zone laterali siano state riempite, degli incisivi dominanti che appaiono tra le due labbra dominanti e danno quella femminilità complessiva al viso che è disarmante. Se vuoi vedere altri casi, continua a andare avanti e guarda i migliaia di casi risolti dalla mia equipe.